chiamavano Bocca di Rosa, mettiva la neve, metteva la neve. Chiamavano Bocca di Rosa, metteva la neve sopra ogni cosa. Ben asceso alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso la funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'inventiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglia, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. Quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui si ancorni i carabinieri, ma quella volta prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Notizia un po' originale, non ha bisogno d'alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, manda un bacio chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, tra un miserero e strepunzione, il benefimero della bellezza la vuole accanto in processione. Con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, porta spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.